Ciao a tutti, questo è Aspettando Dopo GP, una nuova idea di Moto.it per continuare a parlare di moto mondiale anche durante l'inverno. Oggi lo facciamo con Loris Reggiani, nato a Forlì il 7 ottobre del 1959, nel moto mondiale dal 1980 al 1995, 8 vittorie, 40 podi, due volte vice campione del mondo. Ciao Loris, ho detto tutto giusto? Ma credo che i podi fossero 41, però è lo stesso. Ecco, vedi, me ne sono perso uno per strada. Vabbè, comunque insomma non cambia la sostanza. E, Loris, volevo chiederti un tuo commento sulla stagione 2014, valutazioni generali. La cosa che mi ha impressionato di più, anzi ce ne sono due, l'ottima stagione di Valentino Rossi che non mi aspettavo sinceramente, quindi mi ha stupito per l'ennesima volta, e la pessima di Lorenzo, che poi è paradossale il fatto che consideriamo pessima la stagione di Lorenzo e ottima la stagione di Valentino Rossi, io ho compreso, però poi alla fine vai a vedere i punti, alla fine più o meno le stagioni sono state uguali, nel senso che hanno vinto due gare a testa, sono arrivati sul podio, hanno fatto due pole position a testa, e grosso modo sono andati uguali, chi prima e chi dopo la stagione, però le aspettative erano talmente diverse che il risultato finale sembra diverso. Ecco, infatti sì, sono d'accordo Loris con questa valutazione, tanto è vero che nelle pagelle che ho fatto di fine anno io ho dato 9 a Rossi e 5,5, anche un po' forzata, a Lorenzo e mi hanno massacrato, però insomma vedo che tu sei abbastanza in linea con il mio pensiero. Ma sì, diciamo così, le pagelle sono sempre una brutta cosa perché non si sa mai con quale, da dove parti. Ecco, se parti pensando solo al risultato finale, è chiaro che i due voti sono talmente lontani che non ha senso. In teoria Certo. dovrebbero essere appaiati. Se parti invece dalle aspettative, va benissimo così. Ecco, sono d'accordo. Sì, È chiaro che dico il sempre tifoso di Loris. Lorenzo, cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno dalla sua parte e viceversa. Sì, no, dico sempre Loris che, come disse uno più famoso di noi, tutto è relativo, no? Quindi le aspettative erano diverse. Molto più famoso di noi. Senti, invece su Marquez cosa mi dici? Secondo te è stato più grande l'impresa del 2013, vittoria in MotoGP al debutto, o quella del 2014 con 10 gare consecutive vinte e secondo me un'impressione di dominio totale, al di là delle cadute? Secondo me è stata più grande l'impresa del primo anno. Ti spiego perché. Dopo le prime 10 gare vinte consecutive di quest'anno ci si aspettava che ne vincesse almeno 15 di Gran Premi su 18. Invece poi si è perso e ne ha vinti solo altri 3, Ne ha vinti solo solo 13. 7. E quindi si è un po' sgonfiato il fenomeno Marquez, che comunque resta tale. Io sono convinto che con lui in pista per i prossimi boh, una decina, non si può mai dire, però secondo me non ce ne sarà per nessuno. Però sarà l'esordio in moto mondiale della MotoGP con i valori che c'erano in campo, con il livello che c'era in questi anni, che secondo me è altissimo, secondo me resterà nella storia per tanto tempo. Sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Senti, invece un'altra valutazione che ho fatto io sempre sulle pagelle, ho detto che Dovizioso quest'anno, in questo momento, è più forte di Pedrosa. Tu come la pensi? Io faccio fatica a fare queste valutazioni. So che Dovizioso a me sembra migliorato molto l'ultimo anno specialmente. Forse non come velocità pura, però come gestione del suo mentale e del suo approccio alle corse. Quindi sì, c'è anche da dire che Pedrosa, secondo me, è peggiorato quest'anno rispetto allo suo standard. Quindi alla fine la tua valutazione la condivido abbastanza. Ecco, in questo momento Dovizioso è più forte di Pedrosa. Sono abbastanza d'accordo, anche se ripeto, Sì, è è quasi difficile, impossibile certo, è dirlo con difficile. certezza. Senti, invece parlando della MotoGP in generale come campionato, qual è la tua valutazione sul flag to flag? Perché i piloti, alcuni, specie Lorenzo, l'ha contestata molto, anche se poi ha vinto un Gran Premio in quelle condizioni, altri dicono che è il male minore. Tu come la vedi? A me non dispiace, nel senso che no, non dispiace, sarebbe sempre stato
un casino, fra virgolette, quando c'era da decidere quando sospendere la gara, se sospenderla, si avvantaggiava uno, si svantaggiava un altro, eccetera. In questo caso al pilota ha la libertà di decidere quando e come fermarsi e se fermarsi, e quindi secondo me va bene così. Ecco, era così quando io ho cominciato a correre, perché le gare non venivano fermate, dovevi fermarti a smontarti la gomma e cambiartela, o i cerchi, cambiarlo, e tornare così secondo me va bene. E senti, in generale la MotoGP com'è? Ti piace, non ti piace? Cosa cambieresti della MotoGP di oggi? Io sono nostalgico dei miei tempi e dei costi più bassi, quindi però va bene, nel senso che ci sono delle case, sono tornate addirittura l'Aprilia e la Suzuki, mi sembra che stia funzionando. Ecco, io faccio fatica a pensare che tornando indietro con l'elettronica possa migliorare lo spettacolo. Ecco, non lo credo, perché secondo me con un'elettronica che ti rende la moto più gestibile, e poi sono in di più i piloti che sono sfruttarle, quindi i valori si avvicinano, poi vince sempre il pilota, vince sempre il manico migliore, non è che vinca qualcun anche altro, secondo me, infatti. Quindi secondo me va bene così. Ecco, hai nominato l'Aprilia, un nostro lettore ci chiede che cosa farà l'Aprilia, secondo te ci sono i presupposti per fare bene? No, nel senso che non a tempi brevi. Temo che con il livello che ha raggiunto Yamaha e Honda, soprattutto sia per Aprilia che per Suzuki, ma purtroppo anche per Ducati, anche se quest'anno si è avvicinata molto, raggiungerli sia un'impresa molto molto ardua, e poi con il fatto che nei prossimi 2 anni il regolamento cambierà entrambi gli anni, secondo me è anche difficile investire, buttare dei soldi e buttarsi a peso morto su una cosa che poi cambierà. Quindi forse sono entrati, credo che siano entrati più per guardarsi un po' in giro e vedere cosa potranno fare, piuttosto che per fare effettivamente dei risultati. Questo succederà, insomma. Sì, sono d'accordo. Senti, invece Vai Attilio ci chiede qualcosa sulle gomme. Insomma, lui vorrebbe gomme libere e benzina libera acquistabili dall'organizzatore. Tu come la vedi? Ma sarebbe bello e romantico. La vedo un po' dura da mettere in pratica per via dei costi, quindi, e dell'organizzazione, quindi non lo so. Benzina libera nel serbatoio sono d'accordo, come quantità io sono assolutamente d'accordo. Ecco, c'è una cosa che non mi piace in questa MotoGP, sono prima 20 me l'ero dimenticata, è la limitazione della benzina e la limitazione dei motori. Esatto. Però la toglierei, perché non è una riduzione di costi. Assolutamente. Per quanto riguarda invece il resto, gomme libere, boh, no, gomme libere, quando c'erano le gomme libere tutti sognavamo di vedere i piloti nelle stesse condizioni, e quindi secondo me così va bene, tutti hanno la possibilità di scegliere quelle gomme lì, e per me va bene. Se vuoi, durante l'inverno ti fai la moto basata su quelle gomme che ti danno già, sì, aggiungerei le gomme intermedie, perché delle volte in certi momenti è un po' pericoloso andare dentro con le slick e limitativo andare dentro con le gomme rain, per altre cose no, mi va bene così. Ok, e l'ultima invece di Alexander, che chiede quale futuro per la Moto2, lui dice: mi sembra che adesso la Moto2 sia ormai una brutta copia della 600 Super Sport. E qualcuno passa direttamente in MotoGP come ha fatto Miller. Lui suggerisce un ex telaio, cioè un telaio di una 250 GP, un motore V2 500 realizzato con le termiche delle attuali Moto3. Tu come la vedi? Ma io credevo che fosse la strada. La Moto2 è una bestemmia del moto mondiale, secondo me è stata una bestemmia e continua a esserlo. Sono d'accordo. Con monomarca in un campionato che si chiama campionato del mondo non mi piace, e secondo me non ha senso di esistere. Pensavo che dopo la Moto3, o comunque durante o mentre si faceva questo campionato della Moto3, si fosse fatto anche un regolamento per la Moto2 basata proprio su questo, su
su questo tipo di cose, insomma il doppio di una Moto 3 diventa la Moto 2 e il doppio della Moto 2 diventa la Moto GP, perché così è, insomma. Poi dopo va bene limitare il numero dei giri come è stato fatto nella Moto 3 per provare a limitare i costi, però la Moto 3 dimostra che dimostra ancora una volta, se ce n'era bisogno, che il 4 tempi al posto di 2 tempi costa di più, nonostante tutte le limitazioni che sono state messe. Adesso per fare una stagione con una moto, con una Honda con kit ufficiale o con una KTM, se non hai il doppio dei soldi che avevi prima per comprare una RSA Aprilia, non puoi fare niente, ecco. Quindi è una stupidata, resta una stupidata questa idea di 4 tempi, anche se ormai è così e il futuro sarà questo. Sì, sono d'accordo. Però sì, tornando al discorso della Moto 2, ma anch'io la vedo così, ecco, la Moto 2 di adesso non ha nessun senso. Sì, tra l'altro purtroppo hanno appena rinnovato il contratto fino al 2018, quindi fino al 2018 avremo sempre i motori Honda 4 cilindri di adesso. Loris, io ti ringrazio moltissimo, ti ringrazio di essere stato il primo di questa mia nuova trasmissione e ti saluto. Grazie a voi della considerazione, un saluto a tutti. Ciao Loris. Ciao.